Oraco, è un donato, 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 sì, sì, è amico che praticamente andiamo che vede. Guarda qui adesso. Carissimi, siamo a Castelpoto. Castelpoto, diciamo vicino Benevento, è veramente in questa parrocchia, come voi sapete, l'ho portato la reliquia di San Giovanni Paolo II, ma anche in questo tempo, anche c'è una bella mostra. E qui parliamo con gli insegnanti, sì, no? Liceo e con l'organizzatore. E hanno fatto delle belle opere, anche delle Madonne su tela e su legno, che adesso andremo a vedere. E loro somigliano o sono... l'avete visto immagini a San Petersburgo da queste... Questo deve parlare con gli artisti che hanno organizzato. Ma ha organizzato tutto questo lui? Lui, sì. Ma no. Chi è? Il nome è tuo? Io sono Angelo. Diciamo che... di luogo, sì, c'è una professoressa che ha curato i lavori, non solo, ma è stato molte volte a San Pietroburgo con la scuola. Bello. Ma lo vedremo queste immagini. Una cosa importante è che le icone abbiamo coinvolto il liceo artistico come primo interlocutore, e poi abbiamo un maestro di pittura che è di Benevento, quindi vicino Castelpoto, che ha esposto delle opere qui anche lui, quindi abbiamo coinvolto la scuola e i pittori locali, il maestro Mastro Nunzio. Bello che è capitato nel giorno che lo porto San Giovanni Paolo II, ricordo nelle reliquie, lui era il papa della Madonna di Totus Tuus, sì. Per questo tutto bello collegato. Moi drodzy, jesteśmy w Castelpoto. Tutaj jestem z nauczycielami, którzy są z liceum z Benevento. Oni przygotowali tutaj piękną wystawę ich prac. Uczniowie trzeciej, czwartej klasy liceum. No i tak się złożyło, że akurat w tym czasie, gdy przywiozłem relikwie tutaj, są też obrazy Matki Bożej. Ecco la professoressa. Voleva sapere. No, ripeto, perché questo filmato vedono anche i vescovi diversi della chiesa, per quello salutate bene. Ma sta registrando. E lei già va in onda così, eh. Allora, tanti salutiamo e vediamo adesso queste immagini. Zobaczymy teraz te wszystkie prace uczniów. Zobaczmy, co uczyli, co zrobili właśnie, jak pięknie ukazali Matkę Bożą uczniowie liceum z Benevento. Grazie a quello originale che è all'Accademia, la galleria dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Sì, e anche un professore. Ragazzi di quale classe? Artistico, cioè, terza, quarto anno. To są uczniowie z czwartej klasy z liceum, którzy takie prace przygotowali. Hai visto? Lo sai questo fanno? Qui ci sono anche altre opere di questi ragazzi, vediamo queste altre anche. Loro, opere di questi ragazzi del liceo di arte. Tu sono jeszcze inne ich prace, właśnie tych wszystkich uczniów z liceum w Benevento. Allora Paolo, lei è una ragazza speciale. Ha fatto l'albero della vita. Ok, allora spieghi, fai le foto lei, vicino a questa, perché io poi scrivo. Sono anche con Rossella. Rossella, quante anni hai Rossella? 18 anni Rossella, che ha fatto bellissimo albero della vita. Guardate, questa è la cosa bella, che Rossella anche con tutta la sua sofferenza, con la sua croce qualche volta, no? E la fa proprio per tutti, per apprezzare la vita, vero? Sì. E questo cosa vuol dire? Cosa è la vita? Dobbiamo apprezzare che siamo vivi, sì. Essere buoni. Rossella, ona właśnie, jak widzicie, zrobiła piękny obraz też, obraz przedstawiający drzewo życia. Rossella
właśnie mówi, że trzeba nam uszanować życie. Grazie.